Allora, le belle immagini del raduno nazionale di Fuoristrada, organizzato anche quest'anno ad Ariano dall'associazione Free Ariano, evento unico nel centro-sud, appassionati giunti da ogni parte d'Italia. I rintocchi del campanone della piazza accolgono l'arrivo degli appassionati di Fuoristrada giunti da varie parti d'Italia. C'è chi al telefono fa sentire il suono alla sua morosa, chi ne approfitta per una foto. Il sole accompagna la giornata di festa dei 4x4 lungo le campagne di Ariano. È questo il momento più bello della giornata, un percorso turistico davvero affascinante. Una bella giornata, c'è il sole, penso che ci divertiremo oggi. Una grande risposta. Una risposta importante. Ogni anno sono contento perché quest'anno, per esempio, abbiamo un equipaggio che viene da Formia. Sono partiti stamattina alle 5 di mattina con i fuoristrada, quindi il viaggio è abbastanza impegnativo. E quindi ogni anno, perlomeno ad Ariano, rispetto a diciamo agli altri raduni che si fanno in campagna, abbiamo una risposta di persone che vengono da fuori regione. Un lungo tragitto. Lungo tragitto quest'anno sono 75 km, perché come ormai tutti sanno il comune di Ariano ha una vastità di territorio importante, quindi noi riusciamo a fare uno dei raduni più grandi del sud Italia come lunghezza in chilometri. Ormai la Free Ariano è una bella realtà. Una bella realtà, noi siamo orgogliosi di riuscire a collaborare un po' con tutte le associazioni che sono ad Ariano. Noi diamo il nostro appoggio a tutte le associazioni, abbiamo fatto il Folking Tour, abbiamo fatto un minimo di assistenza agli amici che hanno i cavalli, eccetera. Quindi cerchiamo di collaborare con tutte le associazioni. È stato un grande risalto anche verso questa associazione per quel che riguarda le battaglie sull'ambiente. Sì, ci siamo impegnati perché noi siamo un po' testimoni di quello che succede nei fiumi, all'interno delle campagne, dove non si vede. E quest'anno, il 17 di gennaio, abbiamo diciamo, dato il nostro contributo a ripulire un tratto di fiume che effettivamente non era in situazioni nemmeno guardabili. Siamo venuti già gli altri anni, sembra un'ottima accoglienza. E poi Agostino è un amico, quindi. C'è una grande passione per i fuoristrada. Sì. Molto. Grande, grande. È nata da 6-7 anni. E ci divertiamo. Comunque l'intento è di divertirci. Vi porta in giro ovunque. Sì. Ci spostiamo. Cassino. Dove capita? In Puglia, Massa Carrara. Abbiamo fatto il master. Abbiamo girato un po'. E giriamo. Da dove venite? Buongiorno, da Latina. Questa grande passione. Eh sì, ci accomuna un po' tutti. Lei da dove viene? Da Latina sempre. Ariano, la prima volta oppure? Sì, no, è la prima volta. Girate dappertutto? Abbastanza. Siamo arrivati a Gorizia noi, puoi immaginare, quindi. Com'è stata qui l'accoglienza ad Ariano? Buona, buona. È ottima, anzi. Brave persone, quindi. Non ci possiamo lamentare, dai. Com'è Ariano? Bella, bella città, abbiamo visto una bella città pure come si arriva, tutto quanto, il posto, le strade, sono ben collegata. Grazie. Okay.